Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Handy and Made. Come avete visto dalle foto di anteprima, oggi realizzeremo con questo fantastico filato di Lin du Nord che si chiama Cash Silk Cotton Degradé un collo doppio da indossare per riscaldarci nei giorni più freddi quando abbiamo bisogno di avere qualcosa di morbido e caldo al nostro collo. Utilizzeremo un solo gomitolo di Cash Silk Cotton Degradé e l'uncinetto numero 4. Il colore che ho scelto io è il numero 14. Vi do qualche indicazione sulla composizione. Abbiamo 55% di lana merino 16 micro, 10% di cashmere, 22% di seta e 13% di cotone. Una composizione wow per un risultato spettacolare. Abbiamo 50 grammi per 290 metri, per questo la resa è ottima e utilizzeremo un solo gomitolo. La casa ci consiglia l'utilizzo dell'uncinetto e dei ferri da 3 a 5. Io, che ho una mano piuttosto morbida, utilizzerò l'uncinetto numero 4. A questo punto vediamo lo schema super facile che utilizzeremo e soprattutto iniziamo poi la lavorazione con uncinetto e filo. Vediamo insieme la parte grafica. Io ho deciso di lavorare in tondo, ma a questo punto si potrà lavorare anche in piano. Se lavoriamo in tondo dobbiamo avviare un multiplo di 6, quindi nel mio caso 144 diviso 6 avrò 24 di questi piccoli moduli di partenza. Se invece lavoro in piano farò sempre multiplo di 6, ma alla fine una maglia in più per girare il lavoro. In particolare io ho detto che lavorerò in tondo, ma lavorerò comunque in giri di andata e ritorno e naturalmente quando lavorerò con l'uncinetto e il filo vi faccio vedere che cosa intendo. Quindi avviata la mia catenella che sarà di 144 maglie con l'uncinetto 4 per avere almeno 110 centimetri di lunghezza, inizio a lavorare il mio primo giro. Questo lavoro è la ripetizione del giro numero 1 e numero 2, numero 1 e numero 2. Quindi parto da una catenella, salto 2 catenelle di... Quindi parto da una maglia bassa, poi lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto, saltando prima e dopo 2 catenelle. Poi faccio una maglia bassa, ancora salto 2 catenelle e nella terza vado a fare nuovamente 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e così via. Nel giro successivo, dove ho questo modulo intervallato dalle 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa. Dove invece ho la maglia bassa che separa i due moduli, questa maglia bassa, vado a lavorare un modulo molto semplice di maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Poi nuovamente catenella di separazione, maglia bassa dove ci sono le due catenelle di separazione, catenella e così via a lavorare i moduli alternati alla maglia bassa. Dopodiché si inizia di nuovo con il giro numero 1 fatto dai moduli di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie basse intervallate dalla maglia bassa. Andiamo avanti così per tutta l'altezza che desideriamo. Nel mio caso credo di raggiungere un'altezza di circa 30 centimetri, avendo, vi ripeto, avviato 110 centimetri di lavorazione. Ho deciso di lavorare lo scaldacollo partendo dal lato lungo e salendo fino a raggiungere l'altezza desiderata. In questo modo sono sicura che potrò indossare lo scaldacollo che avrà poi l'altezza finale in base a quella che è la resa del nostro gomitolo. Ho deciso quindi di avviare una catenella di 144 maglie che corrisponde a circa 110 centimetri di lunghezza, quindi potrò indossare lo scaldacollo facendo un doppio giro che mi terrà più calda e sarà anche più bello da vedere. Quindi vi consiglio di avviare le 144 catenelle necessarie a raggiungere i 110 cm con un uncinetto 4,5 se avete deciso di lavorare con il numero 4. Perché 144 catenelle? Perché dobbiamo lavorare un multiplo di 6. Seguendo il nostro schema partiamo ora con la lavorazione con filo ed uncinetto. Io ho avviato un numero di catenelle più contenuto, ricordatevi che voi avvierete
144 catenelle se volete un scaldacollo doppio di 110 cm circa, oppure vi consiglio 18 catenelle in più se volete una decina di centimetri in più. Io lavorerò in tondo su un campione ridotto, quindi una volta fatte le catenelle vado a chiudere semplicemente con una maglia bassissima e inizio la lavorazione. Inizio da questo giro, in particolare da questo punto, quindi vado a sfruttare, essendo in tondo, proprio la lavorazione con due maglie alte, due catenelle, due maglie alte. Allora, la prima maglia alta la sostituiamo con 3 catenelle. Poi, nello stesso punto, vado a lavorare un'altra maglia alta, due catenelle, e sempre nello stesso punto le altre due maglie alte. Come indicato nello schema, salto due maglie di base, nella terza direttamente vado a fare una maglia bassa. Dopodiché filo sull'uncinetto, salto due catenelle di base, nella terza ripeto il modulo. Quindi due maglie alte, tutto nello stesso punto, due maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Saltiamo 2 maglie di base che non lavoriamo, nella terza maglia bassa. E così proseguiamo per tutto il giro. Saltiamo 2 maglie e facciamo il nostro modulo da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Fatto il nostro modulo, ancora 2 catenelle saltate e nella terza maglia bassa. Andiamo avanti così per tutto il giro, alternando la maglia bassa con il nostro modulo di maglie alte e catenelle. Ho lavorato il mio ultimo modulo, salto 2 catenelle, nella terza faccio la maglia bassa, vedrete che vi troverete le ultime due maglie non lavorate perché dobbiamo andare a chiudere il giro. Direttamente entrando, io entro direttamente nella terza catenella di avvio della prima maglia alta, chiudo con una maglia bassissima. A questo punto, per lavorare meglio, faccio una catenella, giro il lavoro e faccio dei giri di andata e ritorno, nonostante lavori in circolo. Questo perché mi permette di arrivare velocemente al punto di partenza. Guardate, vado nella ultima maglia bassa lavorata e faccio 3 catenelle. Vi faccio vedere a che punto sono. Sono in questo punto, quindi vado con il mio uncinetto, una volta chiuso il giro, a fare una maglia dentro la maglia bassa e poi parto con le 3 catenelle che mi fanno iniziare questo piccolo modulo fatto da maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Vi faccio rivedere meglio. Allora, ho finito la lavorazione, vado a chiudere il mio giro entrando nella terza catenella di avvio della prima maglia alta, chiudo con una maglia bassissima, faccio una catenella e giro. Nel girare sulla sinistra mi trovo molto in prossimità della maglia bassa di partenza. Cosa faccio? Cammino, diciamo così, con delle maglie bassissime fino ad arrivare alla prima maglia bassa del giro precedente, saranno un paio, sono dei punti bassissimi che mi permettono di raggiungere quindi la maglia bassa. Faccio 3 catenelle che simulano la prima maglia alta, poi faccio le 2 catenelle di separazione e nello stesso punto vado a fare l'altra maglia alta. Quindi sono partita direttamente con il mio modulino maglia alta, catenella, maglia alta. Devo proseguire con catenella, poi vado a fare la maglia bassa nell'arco delle 2 catenelle sottostanti. Maglia bassa, catenella di separazione. Ora vado nuovamente nella maglia bassa, filo sull'uncinetto a lavorare il mio modulo. Maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Poi catenella di separazione, maglia bassa dove ci sono le 2 catenelle di separazione nel giro precedente, catenella e nuovamente il mio modulino di maglia alta, 2 catenelle e maglia alta.
seguendo sempre la stessa sequenza, arrivo alla fine del giro. Quindi catenella, maglia bassa, catenella e così via. Arrivata alla fine del giro, dopo aver fatto la maglia bassa e la catenella, mi trovo che vado a chiudere direttamente perché ho già il modulino con la maglia alta. Quindi vado nella terza catenella di avvio del giro, chiudo con la maglia bassissima e ho eseguito il mio secondo giro, che sarebbe questo. Ora vado a ripartire esattamente dal modulo quello grande. Quindi cosa faccio? Catenella, giro il lavoro, quindi sempre giri di andata e ritorno, con delle maglie bassissime raggiungo la prima maglia bassa. Una volta raggiunta la prima maglia bassa, vado a fare 3 catenelle nello stesso punto, maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vado oltre e dove ho maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, nello spazietto vado a fare una maglia bassa e passo al nuovo modulo che andrò a innestare sulla maglia bassa precedente. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. Vado oltre facendo una maglia bassa. Vado oltre facendo una maglia bassa nello spazio sottostante tra le due maglie alte e così via. Vado a ripetere esattamente il mio modulo. Quindi nella maglia bassa faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e vado a chiudere il modulino con la maglia bassa nello spazio sottostante. Fatto questo, arrivo alla fine del giro. Lavorata la mia ultima maglia bassa, mi troverò già il modulo lavorato, quindi per chiudere entro nella terza catenella di avvio della prima maglia alta, chiudo con una maglia bassissima e giro il lavoro. Dopodiché faccio una catenella e vado a lavorare delle maglie bassissime che mi permettano di arrivare alla prima maglia bassa. Quindi ecco qua la maglia bassa e vado a lavorare 3 catenelle, poi 2 catenelle di separazione e nello stesso punto la maglia alta, perché a questo punto ho iniziato il quarto giro ed è il giro questo qui in cui lavoro il modulo con la maglia alta singola intervallata dalle 2 catenelle. Abbiamo tutti i riferimenti, quindi per proseguire fino a conclusione del lavoro, cioè fino alla fine del nostro gomitolo oppure fino all'altezza desiderata. Ed ecco il risultato finale della lavorazione consumando tutto il gomitolo. Ho raggiunto circa 55 cm di larghezza e 30 cm di altezza. Con la parte finale del filato, visto che mi è capitato di finire con il giro dove ho le maglie alte singole, questo giro qui, ho fatto un giro finale di maglie basse riportando il numero delle maglie a quello con cui ero partita, cioè 144 catenelle iniziali, 144 maglie basse sul bordo. Chi volesse, vedete, molto alto il collo e abbastanza contenuta la larghezza, quindi chi volesse avere invece un risultato più comodo al collo, perché a me piace stretto, può aumentare. Per aumentare di circa 10 cm consiglio di aggiungere 18 maglie. In questo modo avvierete 162 maglie anziché 144, raggiungendo circa 28 cm di altezza. Potete notare che il punto è molto bello, l'effetto anche di questo degradé è molto elegante. Quindi a questo punto non ci resta altro che indossare il risultato finale del nostro lavoro. Spero che il video vi sia piaciuto e sia un'utile fonte di ispirazione ai vostri futuri lavori. Buon divertimento!